ragazzi, io sono Ilisius. E io sono Rob. E come preannunciato nel vlog scorso, oggi siamo su un tutorial. L'ultima volta, l'unico tutorial che avevo mai fatto è quello su scaricare Master Force 3 in italiano con Russo o Matthews, e oggi siamo qui invece con Roma o Matthew, chiamatelo come meglio Roma. Mi sono rotto le balle. Roma va benissimo, per cui chiamano tutti Roma e Roma sia. Per scaricare Master Force 1 o 2 in qualsiasi versione. Naturalmente vi lascio il link anche di WinRAR, la prova naturalmente, in modo da poter estrarre il videogioco al suo interno, e WinDS Pro. Se volete sapere come scaricare questi due qua, vabbè, in caso di WinRAR dovete fare download sicuro, e in caso di WinDS Pro dovete fare una procedura qua sotto, ma è nello scorso video, quindi non ve la sto a rifare. E non perdiamo molto tempo. Allora, come potete vedere, vi lascio in descrizione qualsiasi versione di Mega Man, quindi Pegasus, Dragon e Leo per la prima versione di Mega Man, quindi Mega Star Force 1, e Zerker X Ninja, Zerker scusate, e Zerker X Saurian per quanto riguarda Mega Man Star Force 2. In questo caso, come esempio, vi farò vedere Mega Man Star Force 2 Zerker X Ninja, visto che è quello che sto giocando sul canale. La pagina vi apparirà in questo modo, con tutti i banner pubblicitari esistenti nel mondo. Voi dovete scendere fino a qui, a questo punto, e cliccare su Zerker X Ninja e Eximus. La E sta per Europe. In base alla lingua che setterete sull'emulatore, il gioco vi si aprirà in quella tale lingua. Quindi, se settate la lingua dell'emulatore su italiano, il gioco, essendo una schedina per Europe, vi si aprirà su italiano. Dobbiamo scendere fino a qui e cliccare su il download. Lasciate stare questa cosa qua, perché come vedete si aprirà un'altra finestra dove vi farà scaricare le cose. Se avete detto al vostro browser, in questo caso uso Chrome, vi si aprirà un'altra finestra solo nel caso in cui avete settato nelle impostazioni di Chrome ogni volta di chiedervi dove volete salvare il file, ok? In questo caso io non lo faccio perché ce l'ho già sul desktop questo file. Il file è KV, eccolo qui, potete vederlo. Come potete vedere è quello che uso io di solito per... no, non voglio aggiornare in un momento con questo, grazie. È quello che uso io solitamente per Mega Man Star Force. Quindi funziona completamente, è in italiano Zerker Ninja. Purtroppo il file originale ce l'ho sul computer vecchio, questo emulatore non contiene dati di salvataggio di quello della serie che sto facendo io. Questo è il mio desktop, che è più incasinato che mai. Quindi ragazzi, questo breve, ma spero utile, tutorial, spero che vi sia piaciuto. Vi lascerò in descrizione tutti i link delle versioni di Mega Man, quindi non preoccupatevi, avrete Leo, Pegasus e Dragon se volete scaricare Mega Man Star Force 1, oppure Zerker X Ninja o Zerker X Saurian se volete scaricare Mega Man Star Force 2. Vi lascio anche il link del mio vecchio tutorial su come scaricare Mega Man Star Force 3. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un ti piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Faccia il favore di casa. Sì, vabbè, cos'è lei? Guarda che lei prende una craniata che la metà parte. No, non ci sono. Okay. Ciao ragazzi. E benvenuti ragazzi, io sono Ghisius e come annunciato nel vlog scorso, scusate, c'è anche... Bye Roma. Li facciamo meglio.